ricordiamo prima di cominciare il video di lasciare un bel pollicione qua sotto, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere aggiornati sui nostri prossimi caricamenti. Bella raga, qua è Next. Io sono Flame e oggi ho ancora più sonno degli altri giorni. Bene, oggi ragazzi siamo su Passepartout. Perché cosa facciamo su Passepartout? Banane. Ragazzi, cominciamo subito questo video con una like challenge anche quest'oggi, perché non si può cominciare il video senza un bel mi piace. Come potreste lasciare mi piace? Quest'oggi penso che potrebbero farlo, visto che c'è la vena artistica tipo con l'indice. Ragazzi, lasciate un piace con l'indice mentre gridate pennello. Pennello! Poi commentatelo anche sotto. Allora ragazzuoli, praticamente come dicevo prima, in questo gioco dobbiamo solamente disegnare più bene i nostri quadri. E quindi, dottor Flamingo, cosa possiamo cominciare? Questo primo disegno. Potremmo cominciare con il tizio del mango per dare un tocco di mercato a questo video, per insomma. Esatto ragazzi, visto che è una delle cose più in voga nei nostri video, perché non utilizzare, o meglio, non cominciare il primo disegno con il tipo del mango, anche perché ci fa le muse ispiratrice con le banane. Ok ragazzuoli, cominciamo subito il primo disegno. Guarda mo che bella foto, che poi dico il tipo del mango invece lo faccio con le banane. Sì che non è buona. Ne facciamo la testa di questo tipo del mango e vediamo. Sembra di una patata. Vabbè, come patata, insomma è famiglia di patata, banane, mango, insomma c'è un po' tutto, quindi vediamo di completarlo nella maniera più bananesca possibile. La bocca, si sa che bisogna essere precisi quando si fa il tipo del mango, non si può fare le cose a caso. Dico bene a dottor Flay, non si possono fare le cose a caso. Non so cosa sembra un cammino. Le voilà, le sue sono fake. No, vabbè, è anche bellino, vedi? Facciamo una cosa, ragazzuoli, visto che ogni artista ha il suo tocco di classe, o meglio, il suo tocco principale che lo distingue da altri artisti, noi quest'oggi, se vogliamo vendere il fatto, prenderci un bel po' di soldi, dobbiamo avere le cose personalizzate. Come lo possiamo personalizzare noi? Colorandoli male e a caso, ragazzi, non perché dobbiamo farlo, perché devo farlo del suo colore naturale? Facciamo il tipo del mango arancione. Va bene, arancione. Arancione. Ok. Vedete proprio qua il richiamo della natura morta, cioè che c'è del guardalo con anche la banana che fa così. Così. Venditore di banane. Ok, io direi che sia perfetto. Vedo turistico, non un venditore. Vabbè, fa lo stesso. Dopo il tipo, ma cosa potremmo fare? Ci posso portare a casa un bel po' di monete. Dato che ho trovato il tipo del banco, potremmo fare una cosa che ricorda un po' Carlo Cracco, Bastiani. Cioè, andremo un po' lo Shertoni. Cioè, andremo un po' sul. Ragazzi, disegniamo lo Shertoni. Spero di essere all'altezza di disegnarlo, anche perché mi mette un po' di difficoltà il fatto che abbia il doppio mento, quindi. Guarda che bella foto che ho trovato. Qualcosa di bellissimo. Allora, vediamo di fare subito questo cavolo di cappello, perché lo Shertoni c'è un cappello piuttosto prorompente. Insomma, deve vedersi che lo Shertoni. Allora, guarda la classe del fare la caduta del cappello. Sembra il coso. Non so, non sembra ancora un cappello. Andiamo a fare la faccia. Cioè, guarda, che già bello, meglio, già guarda meglio. Facciamo progressi. Facciamo guarda il tocco di classe, eh. Adesso fermiamo qua la faccia, perché comincia il doppio mento, che andrà a concludere la sua. Il suo viso, il suo volto, la sua effigie nella maniera più alta possibile. Ha la faccia larga come una tazza. Ma guarda l'orecchio, quella è una tazza, vai. C'è una tazza, lo Shertoni. Sembra che abbia, non lo so, al posto del naso sia. Ma non è. È volgare, però. Ma non è vero, guardalo! Non sembra lo Shertoni, facci caso, guarda, è uguale, guarda i denti, la precisione con cui facciamo i denti allo Shertoni, con quella bella. Rastrello dentario. Ragazzi, sta venendo fuori un capolavoro. Calchiamo un po' di più sui baffi, perché ragazzi, i baffi dello chef sono prorompenti. Cioè, non sembra. Però sta venendo bene. È il doppio mento che gli dà la classe, che lo fa sentire più se stesso. È qualcosa di veramente assurdo. Guarda, adesso facciamogli un po' di grinze delle rughe. Come lo chef non è più così giovane, quindi un po' di rughe ce le avrà. E guardalo. Ma dimmi te se non è uguale. È stato bravo. È stato bravo. Questo lo pagheranno non so quanti milioni di dollari. Le voilà. 6 and a half hours later. Ragazzuoli, mentre stavo colorando lo Shertoni mi è crashato tutto quanto il gioco. Io non so cosa diavolo sia successo, però non lo so, che lo Shertoni non. Quando l'arte ha un prezzo così alto che manco il computer può permetterselo. Cazzo. Era uscito troppo bene, raga. Non doveva crashare tutto. Doveva crashare per forza. Non è umanamente possibile una cosa del genere. Quindi, tralasciando lo Shertoni, ragazzi, non disegnate lo Shertoni perché vi crasha tutto. Quindi, io magari direi di cominciare a passare a YouTube. Possiamo disegnare anche YouTuber adesso, sa? Che siamo già svezzati con lo Shertoni, tipo delle banane. Hai già qualche idea su come. Su chi fare? Sinceramente, no. Sarebbe bello fare qualcuno casomai di famoso, così possiamo anche mettere un. Conoscono tutti. Sì, che ci facciamo le visual.
play Pokémon Go every day. Non è impossibile dimenticarsi di questo bambino mentre cantava I play Pokémon Go, che ci ha rovinato l'estate scorsa. Infatti Pokémon Go si è dovuto al suo declino per colpa di questo ragazzo, e quindi noi quest'oggi lo andremo a disegnare. Guarda come sta venendo bene, cioè, sembra che abbia una verza cotta di testa. E l'orecchio ad elfo, vuoi dire qualcosa? Legola, spostati. Allora, guarda come si sta formando bene. Guardalo. Lascia perdere il naso. Mi fai la barba, sembra un nonno di Heidi. Non si può dire una stronzata, ma è uguale. Comincia a assomigliare, facci caso, mi assomiglia veramente molto, molto, molto. Tanto! Il tocco di classe sono proprio identico. Lo contraddistingo. Allora, questo così. Facciamone un altro così. Allora, le. Dove sei, Picasso? Dove sei? Guarda che ragazzo, che razza di bambino. Sembra che mangi i sassi. Vabbè, guarda sui denti reali come sono. Cioè, non è che sia molto diverso da così, eh. E poi, ragazzuoli, io direi che possiamo passare direttamente col colore. I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. Finiamo di colorarlo in modo strano, perché vi ripeto, ragazzi, io sono l'artista che colora in modo strano, perché abbiamo potuto personalizzarci le cose, e direi che così sia perfetto, ragazzi. Adesso chiamiamolo Misha, più o meno. Ok, andiamo a venderlo. Oh, se non me lo vendi, se non ci facciamo i sacchi con questo, ragazzi, è finita. Per il prossimo, ragazzi, pensavo di disegnare KSI, perché vuol dire che siamo gli youtuber, quindi perché non disegnare KSI? Trovo anche una foto più dotto swag di questo youtuber, e quindi perché non andarlo appunto a disegnare in maniera più acabe possibile. Anche c'è uno con un barattolo di soldi in mano, sono un barbone che vuole Misha. Vabbè, che odiamo subito. Vendiamo Misha, ragazzi. È un miracolo che ce l'abbiamo comprato. Vendiamoglielo subito, ragazzi. Ragazzi, qualcuno ha comprato Misha. Qualcuno a casa appenderà il quadro di Misha. Sì che non è buona. Disegniamo che sai, speriamo che ci riesca meglio di Misha. Guarda se è swag, guarda se sta venendo fuori swag. Guarda, allora, così, insomma, sta venendo già meglio di Misha, quello senza dubbio. Allora, vediamo, visto che c'ha le cose così, deve fare anche tanto un tossico dipendente. È vero. Lai, guarda che bei denti, guarda che bei. Sono venuti meglio che quelli di Misha, sono un castone. È un qualcosa di particolare. Guarda qua, adesso gli facciamo anche gli occhi spalancati. Però raga, sarà storto, un po' talento ce l'ha. No, guardalo. Sei meglio di come canti. È un complimento? Più o meno. Questa è la famiglia di patata. Ritiro, guarda, ogni cosa. Ma non è, cos'è? Ma non è vero, ma guardalo. Ma guarda se viene fuori bene, guarda. Ma sembra squercio. Ma non è vero, guarda se viene bello. Ma è bellino, guarda, mettiamo gli occhi così. Chiudiamo qua, ma guardalo. Finiamo di colorarlo, ragazzuoli. Guarda, quando lo trovate, vai un altro che sai di questo colore. Cioè, cavolo, neanche col Kaioken. Lo chiamiamo che sai con i colori H. E penso che sia la cosa più H possibile. Che appunto un che sai di questo colore non lo troverete mai più. E quindi per forza dovete comprarlo da me. Qualcuno vuole già comprarlo, ragazzi. Daglielo subito. $155 per Dai, questo quadro. Io penso di poterglielo dare prima che KSI ci denunci. Possiamo disegnare lo youtuber più famoso d'Italia, ragazzi. Facciamo youtuber, facciamo anche youtuber italiani. Lo youtuber più famoso d'Italia, che è Pippo Baudo. Ragazzuoli, ha detto Pippo Baudo, e Pippo Baudo sia. Lei, facciamo questo, signor Pippo. È un'altra tazza con il doppio vento, cos'è? No, faccia di uno zaino. Dai. È lo zaino, se lo chiudi. È lo zaino di Pippo Baudo, ragazzi. No, questo è Pippo Baudo. Guarda, si vede anche dal doppio vento. Cioè, non puoi. Madonna. Cazzo, è il tuffo di Eddie. Mi è partito il mouse, raga. È un tocco di classe, ragazzi. Deve essere una cosa proprio. No, così. Proprio che quando la vedi urli. Guardalo, si somiglia. E sembra allucinante. È la metamorfosi. I capelli corti. No, guarda, scusa, cioè, guarda la classica cui disegniamo Pippo Baudo. Non sarà uguale. È identico. Guarda. Che tocco di vecchiuno. Hai visto con le rughe cosa si fa? Adesso facciamo così. E facciamo anche dall'altra parte. Viene qualcosa di spettacolare. Facciamo la bocca del nostro Pippo. Guarda, cioè, sta venendo bene. Ragazzi, cioè, scusatemi, I denti sono assolutamente i suoi, su questo non c'è dubbio. Cioè, ragazzi, cioè, i denti, voi riconoscete anche subito Pippo Baudo dai denti. In questo caso io direi che sia quasi perfetto. Cioè, guardatelo con anche la capotta qua sotto il mento, ragazzi. Cioè, è il bello che hai fatto finora. Cioè, ragazzi, io penso che questo. Forse lo chef vinceva, però questo tanta roba. Guardalo se è bello. Adesso ti faccio il colpo di classe. Il colpo di classe sono le cose, le blatte, le mosche viste dall'alto che sono sul suo corpo. Diamine, ma l'hanno mangiato i lombrichi. No, non è quello che pensi. Questo è il dito che fa il terzo dito, perché è un uomo, cioè, trasgressivo, capito? È il nuovo, come si chiama, Pippo Baudo del 2020. Fate police, sì. Sì, è il Pippo Baudo del 2020, quello che ti manda a fare in culo, che è l'uomo più swag, insomma, questo. È lui alla fine. Sì,
Pippo Baudo ci sarà ancora nel 2020. Din. Questo lo possiamo intitolare Era marcio, da quello che mi ricordo io. In decomposizione. E mettiamola a vendere, signori. Non vendiamo questo, ragazzi. Non facciamo milioni con questo. Io sinceramente non so più dove aggrapparmi. Guardali i primi La mancia. Sì, $88 li può dare a sua moglie quando la trova per strada a fare prestazioni poco lecite. Per favore. Niente, ragazzi, adesso aspettiamo un attimo che ci... Devo arrivare tipo quello che capisce veramente l'arte, che vede. Sì, purtroppo. Diamine, quelle Pippo. Cosa gli è successo? Sono dei grandi idioti. Vabbè, comunque siamo terminare qua, questo... Ecco l'estimatore d'arte serio, lo vedi subito dalla barba. Ragazzi, vendiamolo subito, $294. Soldi in più ci caliamo dalla vista quell'orrore, quindi... Era un capolavoro, è quello che mi hanno pagato di più, ragazzuoli. Ragazzi, chiudiamo qua questo video con la vendita del secolo, quasi $300 per il quadro di Pippo Baudo in decomposizione. E con questo noi possiamo terminare qua questo video, venduto a Pippo Baudo! Comunque se spero che mi aiutate, se così potete un bel pollice, un commento, iscrivetevi al canale, vi tutti quanti, sono solito, questo è un commento come solito. E che dire, quello next! We love Pippo. Me llamo TJ, he vuelto a mi ciudad, como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio, han matado a mi madre, balaste el adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets, desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16, voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.